Ho visto che la Frontiera ha aggiornato un paio di cose sul pacchetto delle piume. Adesso leggete in inglese, non vi preoccupate. Praticamente hanno messo delle descrizioni un po' diverse dei vari animali. La cosa particolare che hanno cambiato tra queste descrizioni sono il Gelopterus e a quanto pare anche il Deinocheirus, perché qui sta scritto che praticamente il Gelopterus o Gelopterus sarà in grado di mangiare da delle mangiatoie insettivore. Quindi, ragazzi, la mangiatoia di cui abbiamo parlato prima è confermata, direi. Infatti, cosa ha scritto? Che i visitatori saranno in grado di vedere queste piccole specie mangiare dalla mangiatoia insettivora. Adesso ancora non sappiamo come è fatta, ma questa è una grandissima notizia. Altra cosa è confermato anche che il Deinocheirus è onnivoro, infatti, mangerà sia pesce che piante. Quindi, ragazzi, ripetiamo velocemente: confermata la dieta del Deinocheirus, che è onnivoro, e abbiamo anche una nuova mangiatoia di insetti.